Oggi vediamo una bellissima Reflex, chiaramente una macchina che fa un'ottima figura quando la si porta in giro e soprattutto una macchina molto molto resistente. È un Exacta TL500. Questa Exacta che ho io in mano adesso monta un obiettivo da 58 mm 1.2, quindi piuttosto luminoso, e che riesce a lavorare bene in condizioni di luce anche non ottimali, insomma. Che cosa ha questo obiettivo? Partiamo dall'obiettivo e per poi arrivare al corpo macchina. L'obiettivo va, come potete vedere, da 2 a 16 per quanto riguarda l'apertura del diaframma. Questo ci consente, insomma, di lavorare e mettere a fuoco in profondità diverse. Per quanto riguarda poi la messa a fuoco, potete vedere qui la ghiera. È molto semplice e intuitiva. Abbiamo una messa a fuoco che va da 0,5 metri, vedete, per arrivare poi lentamente da 10 metri e alla fine verso l'infinito. Chiaramente questa macchina è una macchina in pellicola e che monta una 35 mm, ve la apro, ve la faccio vedere anche al suo interno. Questa macchina è messa piuttosto bene, devo dire, se non fosse per questa ammaccatura che evidentemente il proprietario precedente ha maneggiato con poca cura e si è leggermente abbozzata. Sopra che cosa ha? Sopra ha la possibilità chiaramente di settare gli ASA in rapporto alla pellicola che andiamo a montare, ed inoltre, vedete, ci sono i tempi di esposizione. Da un secondo, mezzo secondo e via dicendo, per arrivare poi a un 5 centesimo, che è una situazione proprio da sport. Ora, per farvi vedere un po' anche l'apertura, vi setto la macchina sulla B e come potete vedere chiaramente si carica tirando questa levetta. Ora la apro e con la B, come voi sapete, la tendina rimane aperta il tempo che io tengo premuto il tasto. Vedete? E scusate, c'era un errore, non ho premuto la B ma era un secondo, infatti avete sentito il timer. Ecco, adesso sta sulla B. Ora 3, 2, 1, rilascio il dito e si chiude. È una macchina facile da usare e che comunque dà delle ottime prestazioni. È una macchina che vi consiglio di comprare, anche perché non costa molto, anche sul web la riuscite a trovare ed è piuttosto comoda. Certamente non è una macchina piccolissima, ma comunque per il tipo di macchina che è vale la pena, insomma, portarsela dietro.